con il weekend del 18 e 19 marzo la pallamano italiana si rituffa nei campionati a tenere banco. In Serie A maschile sono le sfide della pool playoff che vedono protagoniste le 12 squadre ancora in ballo nella corsa scudetto. Tra queste c'è il match of the week di sabato, Bressano Principe Trieste, in diretta dalle 20:30 su Pallamano TV. Sabato sarà una partita non da dentro fuori, ma quasi. La classifica adesso si è accorciata, sarà, spero, credo, una battaglia e dobbiamo portare assolutamente a casa i 3 punti. È tempo di rimboccarci le maniche per provare a passare questa pool e di vincere più partite possibile. A Trieste, come sempre, una squadra che lotta, poi chiaro, partendo da 0 punti è tutto molto più difficile. Una sfida difficile, però che almeno secondo me partiamo noi, ovvero senza nessun stress. Devono essere loro più stressati di noi, intanto noi non abbiamo nulla da perdere. Partiamo fuori casa, loro devono difendere il risultato e noi possiamo fare soltanto che bene. Tra le sfide di cartello di questa seconda giornata delle pool, occhi puntati anche sul derby altoatesino Bolzano-Merano e nei gironi B e C sulle sfide di alta classifica Carpi, Città Sant'Angelo e Fasano Albatro. Per quanto riguarda la lotta per la permanenza in Serie A, le classifiche corte permettono a Musile, Nonantola e Chelona, fanalini di coda nei rispettivi gironi, di tentare l'aggancio alle posizioni superiori. Attesa anche in Serie A femminile, dove vanno in scena invece le gare valide per la 21esima giornata. Salerno proverà ad allungare la propria imbattibilità stagionale nella sfida casalinga contro Brescia, mentre alla inseguitrice con Versano il calendario riserva la trasferta in notturna sul campo della Messana. Capitolo playoff, ancora tutto da scrivere coi match Teramo Bressanone, Casalgrande, Mestrino, Estense Flavioni e Cassano Magnago Ferrara, pronti a farsi portatori di novità interessanti per la classifica.